Manuel da settembre è senza lavoro e ha chiesto all'INPS la NASPI, l'assegno di disoccupazione. In base al mio stipendio, che era di 1.100, si aggirerà intorno alle 700 euro mensili. Prendendo già la NASPI, Manuel ad aprile non riceverà il reddito di cittadinanza di 780 euro mensili, ma forse solo un'integrazione di 80 euro, a condizione che il suo ISEE, l'indicatore del reddito e del patrimonio, sia sotto i 9.360 euro annui. Questa è la soglia da non superare per ottenere il reddito di cittadinanza e con la casa di proprietà si scalano dal sussidio da 200 a 380 euro. I nuclei familiari che possono beneficiare potenzialmente del reddito di cittadinanza sono 2.300.000, quindi le persone interessate, inclusi i single, sono 6.500.000. Ma saranno proprio 780 euro? Ipotizziamo tre diversi nuclei familiari. Marito e moglie, in Italia si stima che siano 400.000, in base alle dichiarazioni ISEE già presentate, mediamente avrebbero diritto a un assegno di 460 euro al mese. Le coppie con un figlio sono 500.000, potrebbero ricevere 470 euro al mese. Se la famiglia è più numerosa e ci sono almeno tre figli, potrebbe ottenere 430 euro al mese. Quindi il reddito di cittadinanza non è di 780 euro, ma in media sarà di 450 euro al mese.